ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Non si fermano le tensioni nel carcere di Castrogno. Ieri un agente di polizia penitenziaria è stato ferito con un bastone ricavato dal piede di un tavolo per sedare una rissa tra i detenuti. La prognosi è di 20 giorni. I sindacati di polizia penitenziaria continuano a denunciare le problematiche di sovraffollamento, mancanza di personale e aggressioni. Sì, anche ieri purtroppo il carcere di Castrogno Terme ha vissuto una pagina triste dove due gruppi di detenuti sono affrontati all'interno della sezione della media sicurezza e purtroppo l'agente di servizio che è intervenuto per sedare la rissa ci ha rimesso la peggio riportando un forte trauma contusivo alla spalla destra da un colpo di un bastone. Siamo stremati perché oltre al sovraffollamento c'è una forte carenza di personale e Sua Eccellenza il Prefetto ci ha convocati per fare il punto della situazione su Castrogno. Non ci siamo mai fermati e il nostro obiettivo sarà quello di riportare serenità all'interno dell'Istituto di Pene di Castrogno. A loro fa eco anche il NURSIN di Sindacato degli Infermieri che denuncia, anche nel caso del personale sanitario, carenza organica dovuta a un sovraffollamento e diverse aggressioni. Quello che viene sottolineato è il delicato ruolo dei sanitari all'interno della casa circondariale, in quanto ogni volta che subiscono aggressioni si trovano in difficoltà a raccontarlo per timore di ripercussioni ai familiari. Per questo motivo, secondo il NURSIN, queste aggressioni sono sottostimate.